l'assessore al lavoro ci ha comunicato che appunto dopo le verifiche e la risposta che è stata data dal Ministero è un po' finito questo rimbalzo di responsabilità, rimpallo di responsabilità, e ad oggi la normativa attuale non prevede ammortizzatori sociali per i lavoratori della PMT. Chiaramente quello che si è fatto in questi mesi non è lavoro inutile, non siamo al punto zero, perché a partire dalla PMT la posizione politica della Regione è stata quella di fare istanze ai livelli superiori, quindi allo Stato, al Governo, perché venga colmato questo buco legislativo che i lavoratori della PMT hanno vissuto sulla loro pelle. Peccato che la tempistica di questo intervento ancora eventuale non coincida con i tempi e i bisogni delle famiglie dei lavoratori della PMT. Di buono non c'è nulla, nel senso l'assessore ci ha ribadito che rimane da parte del Ministero dell'assessore, rimane un impegno politico trovare una soluzione, ma questa soluzione non può essere prospettata per i dipendenti PMT, quindi alla luce dei fatti abbiamo i lavoratori senza indennità e senza contribuzioni. C'è un'azienda che ha presentato un'offerta e noi dovremo lavorare per fare in modo di cercare di salvaguardare più posti possibili con questa offerta. Non è il caso del fallimento con la cessazione totale dell'attività e tutti i lavoratori a casa. Certo, i numeri che sono stati dati sono molto bassi, quindi il lavoro da fare, il tentativo che dovremo fare come sindacato sarà sicuramente molto complicato.